Siamo con Michele Luzzi, capitano del Teramo, ma la gara è terminata sul 2-1 a vostro favore dopo un succedersi di emozioni proprio nei minuti finali, fino ad arrivare al tempo di recupero dove un tuo grande gol dalla distanza ha decretato il successo della tua squadra. Sì, è stata una partita difficile, loro comunque sia sono una squadra piuttosto esperta, l'anno scorso militavo in Serie B, quindi... Noi ci tenevamo troppo a vincere la prima in casa, a mio avviso abbiamo giocato una partita positiva, abbiamo avuto sempre il pallino del gioco e meritavamo di vincere. Quando abbiamo subito il gol pareggiamo alla fine, non possiamo pareggiare questa partita. Alla fine diciamo, ho chiuso gli occhi, ho tirato all'ultimo secondo. No, sei stato bravissimo, abbiamo visto che nella prima parte di gara è stata una... c'è stato un grande pressing, vi siete controllati, nessuno voleva subire il primo gol. Sì, quest'anno noi per, diciamo, quasi tutti la prima esperienza in C1, veniamo dalla C2, abbiamo stranito il campionato l'anno scorso, però il salto di categoria si sente, soprattutto soffriamo all'inizio delle partite perché eravamo abituati a scendere in campo un po' più tranquilli per poi aumentare durante l'arco della gara. Invece col salto di categoria bisogna partire a mille da inizio e noi stiamo soffrendo un po' questo all'inizio, però pian piano alla fine ci stiamo abituando, e oggi abbiamo preso solo un gol, la scorsa partita solo due, puntiamo tutto sulla difesa e ci sta dicendo bene. Quindi... Io prima ho detto avete 6 punti in classifica dopo 2 gare di campionato, beh insomma sarebbe il caso anche di rinfrancarsi, tirare su un po' di orgoglio e vedere se al di là della salvezza si può chiedere qualcosa di più a questo campionato. Sì, ma noi sin dal primo giorno di preparazione ad agosto siamo guardati, abbiamo detto noi l'anno scorso non abbiamo mai perso una partita in tutto l'anno e quest'anno cercheremo di fare lo stesso, naturalmente sarà difficile, è una missione impossibile, però noi siamo una squadra con una mentalità vincente, ci proveremo fino alla fine a vincere tutte le gare, a fare il miglior risultato possibile anche in termini di classifica. Poi se quello che ci dirà il campionato lo accetteremo e ci adatteremo, però... Noi puntiamo a far bene.